Ciao a tutti da Gentuber Sciacchi e Tommy. E come hanno voluto in tanti, eccoci qua di nuovo su Penumbra. Eravamo appena scesi da là con la dinamite, abbiamo tentato sì. Ah no, abbiamo ancora la dinamite perché con questo sistema di salvataggi ce l'abbiamo ancora. Perché tipo avevamo spinto il gioco dopo aver fatto esplodere la cosa e pensavamo si fosse salvato, in realtà non è così, allora siamo tornati qui in modo molto veloce, non abbiamo avuto il tempo di tentare di far esplodere il cane. E adesso Yaki sta guardando, si è chiuso nel tuo container. No, e qui passeremo le prossime 30 puntate. Sarebbe davvero molto. Guarda dietro le cose, guarda dietro il container. Vuoto. Niente. E qua uno scatolone fabbricone. Hello. No, ho paura io. C'è una fottuta lanterna. Apri la porta. Oh. No, non urlare, stai zitta. Power room. Power. Vai, entra. Buonasera. Siamo i benvenuti? Gradirei di sì. Oh. Cos'è questo? Paura. Oh, vai, entra. Ho paura. Stai tenendo tempo? Assolutamente. Cristo, mi sa di... E lì c'è un salvataggio, premi salvataggio. Sì. Oh no, c'è anche la pagina di diario, non voglio leggerla. Perché? Succede sempre qualcosa dopo che legge la pagina di diario. Quindi prenderò le batterie e guarderò la stanza prima di leggere quella pagina di diario. C'è un buco. Facciamo un buco che probabilmente non andrò mai a osservare. Facciamo una leva. Uno. No, ci sarà una combinazione schifosa. Qua c'è un'ondina, qua c'è una goccia, altre ondine. E allora andiamo di qua. Questo non va a fare. Va bene, non ci piace, non ci interessa. Abbiamo bisogno di luce. Come facciamo a avere la luce? Girando queste leve. E prendendo la pagina di diario, lo dico io. Dobbiamo, forse. Ci sarà scritto qualcosa di sicuro? Una combinazione? Aspetta. Assicurarsi che l'aria sia libera, collegare e fissare il flusso secondario. Dai, buttati giù e vediamo cosa succede. Vado! Non so cosa sto facendo perché non ci passo. Ecco. Perché? Come hai fatto? Non è possibile, no, non puoi. Dai, vai giù. È contro le regole del gioco, non ci passi, vedi? Non ci puoi passare. No. Ci sono delle fence. Le fence non permettono il passaggio. Ok, sì. Andiamo giù. Con calma. Sì, ma cazzo, fai un casino assurdo anche solo quando scendi le scale. Un po' di furtività, amico. Come fai? Aspetta. Scende senza mani con la torcia. No, aspetta, infatti adesso voglio fare... No, non lo so. Ho paura. Cosa vuoi fare? Ciao. Because? C'è qualcuno che parla? Sì. Guarda giù. Non c'è niente. Oh, mi sto cagando in mano. È solo la tua testa che scendi veloce. Ah sì, allora aspetta che mi sposto le cuffie leggermente. Non c'è niente a dire che possiamo tornare su. Dai, vai. Ah, non c'è davvero niente. Qua c'è un po' dei di... piccoli problemi di texture. Beh, dai. Sai cosa vuol dire questo? Che? Aspetta. Se hanno fatto un buco, vuol dire che senza niente, vuol dire che così la gente scende, guarda, e risale, e succede qualcosa. Aspetta, ne sono convinto di sta cosa. No, non voglio. Ragazzi, voglio, cioè, non davvero... in questa fessura, non voglio risalire, non so per quel tubo. Forse sto dicendo una cazzata, però... È sicuro così. È una cosa logica. Cioè, no... Sicuramente così. Iniziamo un po' a minare, facciamo una casetta qua sotto e la bastardi non mi avrete mai. Brutti bastardi, no, non avrete la mia luce. Lascia la dinamite là sopra, poi ti cadi in testa. Perché sono scesi? Chi è che ha avuto l'idea? Io. E chi è che vuole stare su?
Io. Va bene. Senti, dobbiamo. Aspetta, aspetta. Mi sa che questo episodio può finire dentro questo buco. Per scoprire cosa c'è in superficie, speriamo niente. Aspettate il prossimo episodio, ragazzi. Quindi da Gentubers, Tommy, Yaki. È tutto. Ciao, raga. Mettete mi piace, commentate e iscrivetevi. Hola!